Presidente, innanzitutto, chi era Don Paolo Tonucci? Don Paolo Tonucci è stato un missionario fideidonum di Fano che ha vissuto per 30 anni in Brasile, dal 65 al 1994, nei tempi duri della dittatura brasiliana, e che ha vissuto sempre cercando di aiutare, di essere vicino ai poveri e diventare lui stesso povero. Sempre diceva che è facile stare con i poveri, ma il difficile è diventare povero come loro. Purtroppo Don Paolo è morto giovanissimo, a 54 anni, per un tumore cerebrale, per cui gli amici che l'hanno conosciuto in quegli anni hanno deciso di portarne avanti, di farne memoria nel tempo, creando un'associazione intitolata lui. APITO significa, è l'acronimo di Associazione Paolo Tonucci, e in brasiliano significa fischietto, quindi ecco, stare a sentire il fischietto che ti chiama, delle persone che ti chiedono aiuto, e quindi di intervenire a loro favore. A 30 anni dalla morte di Don Paolo, in che modo lo ricorderete? Ma lo ricorderemo con una serie di eventi che si concluderanno il 9 ottobre con la celebrazione in Duomo della messa in ricordo di Don Paolo e con il vescovo Don Andrea, ma che vede questo primo evento proprio nei prossimi giorni, il 13 maggio, alle 21 presso la Casa della Comunità, dove lo vogliamo ricordare con una tavola rotonda dal titolo Essere Chiesa Missionaria Oggi, le sfide della Chiesa di oggi alla luce dell'esperienza missionaria in America Latina, dove vogliamo vivere in tre momenti quello che è il filo rosso che unisce la storia di Paolo all'oggi di noi. E quindi questi tre momenti saranno: un primo in cui ci sarà presa di visione di quello che era il momento storico che ha accolto Paolo in Brasile, un secondo momento che è l'oggi della Chiesa, quindi cosa fa oggi la Chiesa in ambito missionario, ma in ambito proprio generale, e un terzo momento che forse è il più interessante, quello che più sarà ricco di stimoli, è il domani dell'uomo, cioè il domani dell'uomo, e dove ne parleremo proprio con una giovane fanese che è diventata recentemente, è stata nominata recentemente segretaria di Missio Giovani a livello nazionale, segretaria nazionale di Missio Giovani, Elisabetta Vitali, e con il vescovo Andrea, che è, appunto, è l'oggi della nostra chiesa locale. L'incontro sarà libero, non c'è bisogno di prenotazione, ingresso libero, senza prenotazione, ripeto, giù alla Casa della Comunità Don Paolo Tonucci in via Ranuzzi 1.